fuori dai luoghi comuni. Di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. E benvenuti a Off Topic, il programma di Radio 24 che vi terrà compagnia nelle caldissime domeniche di agosto. Off Topic, che cos'è? Off Topic è un programma che parla di luoghi comuni. Quanti luoghi comuni conosciamo? Beh, io Riccardo Poli ne conosco abbastanza per sopravvivere sostanzialmente, perché li uso come fossero, non so, dei bigini, come si dice Beppe Salmetti? Degli escamotage linguistici, esatto, bellissimo. Che aiutano nelle situazioni più, in realtà, più banali, tipo l'ascensore. Tipo l'ascensore. Dici, cosa devo dire adesso a questa signora? Potresti stare zitto e dovresti stare zitto con la signora, perché? Però tu, perché tu sei così, lo so, io tu sono così, ti appelli al diritto di dire questa frase, di signora, non ci sono più le mezze stagioni. E Alessandro Longoni invece in ascensore cosa fa? Io sto zitto, ragazzi, piuttosto, la mia filosofia è questa: piuttosto che dire stupidaggini starei zitto, però sono in radio e mi tocca dire qualcosa. Ma soprattutto, per non dire stupidaggini vengono fuori i luoghi comuni. Effettivamente potrebbero essere uno strano meccanismo di dire banalità per non dire banalità. Questo è interessante. Chiodo scaccia chiodo, insomma. Sì, può darsi. Fantastico. Quindi, ad esempio, non ci sono più le mezze stagioni? La moquette fa sempre polvere? Il nuoto è uno sport completo. Ecco, sono veri, non sono veri, chi lo sa. Oggi cosa abbiamo sul tavolo? Oggi sul tavolo abbiamo un luogo comune che riguarda il peso. Riguarda il peso e il rapporto tra il peso e la simpatia e l'antipatia. Perché il luogo comune oggi è, appunto, i grassi sono più simpatici. E infatti. E quindi come vogliamo buttarci dentro questo luogo comune, ragazzi? Innanzitutto dovremmo chiamare uno un po' grasso. Sicuramente. Difatti, ogni puntata di Off Topic ha bene o male tre ospiti che vogliono darci una mano per capire se questo luogo comune è vero, è falso, ma esatto. Soprattutto avremo sempre un ospite più di peso, in questo caso quanto mai più corretto questo aggettivo, certo, che sarà l'ago della bilancia e ci farà dire sì, questo luogo comune è corretto, no, questo luogo comune è proprio una banalità e non, insomma, non è giusto. O forse rimarremo sempre nel dubbio. Quindi il nostro primo ospite di oggi è Giuliano Ferrara, che vogliamo introdurre con un piccolo e breve sondaggio. Buongiorno, stiamo facendo un piccolo sondaggio e stiamo chiedendo in giro se gli italiani conoscono qual è il peso reale di Giuliano Ferrara. Ma poco non è, è abbastanza, sarà un 120. Ma sarà, io penso, su 140 kg abbondanti, insomma. Il peso di Giuliano Ferrara, se non è dimagrito negli anni, ma mi sembra strano, siamo intorno ai 189. Secondo me non ha peso, è insoppesabile, non esiste, è un'idea atomica. Ah, 120? Credo. E allora, Giuliano, a questo punto ci devi dire, intanto buongiorno, ci devi dire buongiorno. Quanto pesi? 120 è un complimento, 189 è un eccesso svenioso. Tra queste due cifre, diciamo, è un range 130-132. Allora, Giuliano, il nostro luogo comune di oggi è: i grassi sono più simpatici. Secondo te è vero o no? Ma insomma, non lo so. Si sono antipatici in genere, cioè non si apprezzano, non si amano. Quando si amano, beh, allora sì, allora possono essere molto simpatici. Tu ti consideri antipatico o simpatico? No, simpaticissimo, sono famoso per la mia simpatia. Poi naturalmente uno può risultare antipatico ad altri. Ecco, una cosa che mi ha sempre interessato, poi l'hai scritto anche in un pezzo tuo, Giuliano, è che un po' i ciccioni si assomigliano tutti. Cioè, tu sei stato scambiato per altre persone, la gente che si fa i selfie, giusto, con te? Sì, certo, Bud Spencer, Ollio. Ma anche tipo Galeazzi, no? No, Bisecone non mi pare che mi abbiano scambiato, però può essere. E l'hai mai usata questa cosa a tuo favore oppure no? Sì, come no, a Berlino ho cantato nel Capodanno dell'89 e ho firmato gli autografi Luciano Pavarotti. No, ma veramente? Sì, però sul monte dell'Inden, insomma, la notte, erano tutti molto ubriachi. Però che gelida manina mi è venuto bene, allora ho firmato. Che rapporto hai con i magri? Beh, ottimo, normale, assolutamente friendly. Ma un pochino li invidiano? No, perché dovrei? No, assolutamente. Anzi, ti senti anche superiore, forse, ai magri? No, questo non direi. Però, certo, la maestà è legata a quella che per gli orientali è la divina pinguedine, cioè è un fatto quasi mistico. Il Buddha è grasso. Ecco, dimmi il ciccione. Si può dire ciccione, tra l'altro? Certo, ovviamente. Beh, altra parte, io ho un account Twitter che si chiama Ferrara il Grasso. Allora, si può dire il grassone? Qual è quello più antipatico che hai conosciuto? Il grassone più antipatico conosciuto, Salvini.
Eh beh, insomma, perché lo ritieni grasso? Beh, grassissimo, grassissimo. È un falso magro. I veri grassi sono i falsi magri, cioè quelli che avrebbero le attitudini del semipalestrato, insomma, che possono dimostrarsi con una certa facciataggine, però poi sotto sotto sono un po' grassocci. Ascolta, anche Renzi per la verità è un falso magro, eh. Ascolta, Giuliano, ma c'è un piatto che ti ha reso grasso? Cioè c'è il piatto di Giuliano Ferrara, quello che... I supplì, io sono come quella barzelletta di quel medico freudiano, dice, ma io ho un problema con i supplì, ma li mangi, non si preoccupi, no, c'ho cassa piena. C'è qualcosa che ti fa arrabbiare? Perché mi sembri molto stoico nella tua gestione con gli altri, però c'è qualcosa che davvero ti fa andare in bestia? Beh, è lo stupido è sempre un motivo di rabbia, sì, di frustrazione soprattutto, perché non riesci mai a spiegare niente, a mettergli in testa niente, insomma, lo stupido è frustrante e fa arrabbiare. E quindi lo stupido non ha peso, giustamente, no? No, lo stupido non è né grasso né magro, è universale. Va bene, grazie mille Giuliano, grazie di essere stato Prego, con noi qui Off Topic. Ciao. Ciao, ciao. Beh ragazzi, io quello che ho imparato da questa chiacchierata con Giuliano è che meglio antipatici che stupidi. E me la porterò proprio in tasca con grandissima gioia. Fatela tatuare. Sì, meglio antipatici che stupidi e poi grassi, magri, fate voi. E rimango dalla mia posizione, tra l'altro, che prima non ho espresso, infatti la esprimo. Qual è la tua posizione? Diccela. La mia posizione è che, boh, per me il luogo comune, i grassi sono più simpatici, ma insomma non è che sia così vero. Lascia però un po' il tempo che trova. Bravo. Per usare una frase fatta. Esatto. Io invece sostengo pienamente che i grassi tendono ad essere più simpatici, come ha detto anche Giuliano, che forse è la percezione che loro hanno di sé di essere persone antipatiche, però dopo per farsi accettare esternamente appunto risultano più simpatici. Lo dico perché sono un ex grasso. Ah, no, aspetta, fermi tutti. Fermiamo tutto. C'è una musica, Roccabella, dacci qualcosa. Fai sono succedere qualcosa grasso, sonoramente. Lo devo ammettere. Ah, no, ecco, esatto, le racconto di ho avuto un'infanzia fino alla quarta superiore, sì, da sì, bambino un po' più pingue degli altri, mettiamola così. Qual è la cosa più brutta che ti hanno detto? Uomo cubo. Uomo cubo effettivamente è pesantina. Sì, perché Riccardo, vuoi dirci chi ti ha detto uomo cubo? È un compagno delle... Ragazzi, però non è una seduta di psicanalisi. Riccardo, tu non ti devi preoccupare. Chiamiamolo. Stai tranquillo. Lo stiamo chiamando. Respira. È qui. Roberto è qui e adesso non ti chiederà scusa. No. Si chiama Roberto? No, non si chiamava Roberto. Si chiamava Alejandro, comunque. Alejandro. Oh, non è vero. Sì, ti giuro. Dove l'hai fatta? Non dico il cognome. Infatti. Dai, dici come mai? Come mai? Perché? Lui... Ma sì, ma perché era un bambino un po' più grassottello degli altri, fino a che non ho avuto lo sviluppo, che ho preso altezza e quindi mi sono... Altezza mezza bellezza. È vero questo, lo diceva sempre anche mia nonna. E quindi sono entrato nel range dei magri sostanzialmente. E adesso è decisamente magro, è più magro di me, ha ed una... è decisamente poco simpatico. Questo quindi, io non lo so. Apriamo questo capitolo. Lo lascerei agli ascoltatori che possono mandarci una mail a offtopic@radio24.it e ci dicono: Riccardo Poli è simpaticissimo. Comunque non soltanto i grassi sono più simpatici, è il luogo comune che trattiamo oggi, ma sui grassi ci sono tantissimi luoghi comuni. È vero, sì. Per esempio, grasso è bello, già proprio così. Buttata è un diktat. Ah no, aspetta, poi c'è quello che io detesto. Sì. Ho le ossa grosse. Seriamente, ma lo usano davvero questo? Sì. Cioè, si usa veramente sì, questa si cosa? Usa, si usa. Beh. Lo diceva mia nonna su di sé, perché era ovviamente grassa. Ma lei si toccava per sentire le ossa? Mi faceva vedere il polso. Vedi, ho le ossa grosse. Vedevo un polso normalissimo, come tanti altri. Io non vedo l'ora di vedere uno scheletro gigantesco, ma non e infatti vedo. Non si è mai trovato. Esatto. Io invece quella che odio proprio visceralmente è: sono così di costituzione. O di famiglia, ad esempio. O di famiglia, certo. Anche se la famiglia di solito dà una certa genetica, un'ereditarietà. Di costituzione sembra quasi me l'ha scritto il medico, sai quelle cose che ti scrivono e tu devi essere così. Voglio ricordare che il grasso ovviamente può diventare magro e il magro ovviamente può diventare grasso. Però il grasso diventando magro corre il rischio di diventarmi antipatico, caro Riccardo. Eccoci qua. Eh sì, perché le endorfine, che sono gli ormoni della felicità e del buon umore, vengono attivati, stimolati con il cibo, oltre che con l'attività fisica. Mm-hmm. Quindi uno mangia, si mangia un bel bombolone, diventa bello felice, e quindi in un gruppo anche gli altri diventano tutti felici, via, così. Comunque, per arrivare al nostro secondo ospite e per capire un po' se questo luogo comune è corretto o meno, abbiamo chiamato una persona che della felicità, della comicità, ne ha fatto una professione, che è dimagrito notevolmente perché era grasso, adesso è magro, e quindi con noi Carlo Gabardini, voce di Radio 24. Ciao Carlo! Ciao! Tu eri grasso prima, giusto?
Tu sei io stato ero grasso. Molto grasso, sì. Un po' lo sono ancora, però sono sensibilmente dimagrito. Ecco, quanto pesavi? Pesavo 111 kg, come Tiziano Ferro. Ah. Infatti di solito dico sempre questa cosa qui, dico attenzione alle diete, se pesate 111 kg e perdete 30-35 kg nel giro di un annetto, può essere che capite di essere omosessuali, quindi fate attenzione. La teoria dei vasi comunicanti, che cos'è? Esatto, esatto. Allora, come sei dimagrito, o forse ancora meglio, perché sei dimagrito? Sostanzialmente sono andato a vivere da solo, tardi, e io non so cucinare a parte le uova sode. Quindi dopo un anno che mangiavo, diciamo, Pringles e uova sode e nient'altro, mi sono stufato, semplicemente, ho smesso di mangiare. Poi più dimagrivo, più vedevo che mia mamma era triste di aver deciso di allontanarmi da casa sua, e allora più dimagrivo. Così è andata, più o meno. Quindi, Carlo, cioè, vuoi dirmi che dimagrire rende tristi anche le altre persone? Quello sì, anche perché, guarda, per chiunque che dimagrisce di 30 kg così di botto, tutti dicevano, ma stai bene? Non capivano, quindi sì, è vero che mette tristezza. Secondo te ti sentivi più simpatico prima che eri grasso o adesso che sei magro? Cioè, come ti senti? Questo luogo comune, come tutti i luoghi comuni, in realtà parte da una cosa vera, perché è vero, perché tutti i difetti fisici in realtà ci fanno avvicinare di più al personaggio, quindi tendenzialmente si sta più simpatico. Se uno scivola sulla buccia di banana, se uno è grasso e scivola, fa più ridere che se uno secco secco scivola, cade, si spacca tutto e muore. Fa meno ridere. Ecco, visto che lo dici tu, ti ha agevolato un po' essere grasso nel lavoro? Ma mi ha agevolato? Ti direi di no, ma è vero che mi è rimasta appiccicata questa cosa. Io vedo, quando mi arrivano i provini da fare, tendenzialmente io di solito chiedo al mio agente, dico, ma gli hai detto che sono dimagrito? Sì, sì, perché io chiaramente dentro vedo, il mio personaggio è sempre quello che entra, non so, con un cabaret di pasticcini, ingozzandosi di amatriciana e così via. E la vera cosa è che, soprattutto diciamo nel cinema o nella televisione italiana, dove gli attori spesso poi vengono scelti per le caratteristiche, quindi si sceglie il caratterista, è vero che uno dice il ciccione, chi prendiamo? Senti Carlo, ma ti piacciono, ti stanno simpatici i grassi? No, io non penso tantissimo a questo, cioè questo fatto che prima dicevo è vero, il luogo comune si porta dietro ovviamente anche una verità, però secondo me spesso cioè è vero questo fatto che il grasso è sempre stato simpatico, poi a un certo punto è arrivato ad Adinolfi, secondo me lì è finita proprio, invece uno no, forse non è vero che i grassi sono simpatici. Io penso che i grassi, adesso dico una cosa seria, in realtà penso che i grassi spesso abbiano molta rabbia repressa, molta roba interna, quindi in realtà tendenzialmente sono più simpatici, ma scava scava poi diventano molto molto cattivi. Forse sono un po' costretti a essere simpatici, no? Cioè, questo è l'altro filone, diciamo, quando sei nell'età della pubertà e inizi a dirti io come faccio a conquistare le donne o gli uomini che mi piacciono, e capisci che la tua arma è far ridere, perché non è che avessi altri strumenti. È un po' come delle donne poco belle che si dice è molto simpatica, ecco, uguale di quello grasso, si dice vabbè, però fa ridere. Va bene, allora a questo punto la domanda finale per il nostro ospite, che facciamo a tutti i nostri ospiti, è con un sì o un no: i grassi sono più simpatici, Carlo? Sì. Bene, grazie mille Carlo, buona giornata. A voi, grazie mille a tutti gli ascoltatori. Ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao Carlo. Ciao. E quindi per Carlo grasso è simpatico. Tra l'altro ha anche la risata grassa, Carlo. Sì, quando... è vero, questa voce è gonfia. Comunque notavo una cosa, ragazzi. Cioè, cosa? Chi chiama per lavoro Gabardini, no? Lo considera ancora grasso. Quindi ancora simpatico, però. Ah, quindi ancora simpatico. Questo lo ritrova davanti dimagrito, cioè, e dice: ma Carlo. Ah, lui. Ma io volevo il ciccione che fa ridere. Ma questo non fa più ridere, cacciatelo via. Quando vieni a casa mia, io cucino per te. Presto. Oh, potrebbe esserci un problema. Che problema? Sono la migliore cuoca della famiglia, diglielo. Gliel'ho detto, vero? Due volte. Sì, certo. È solo che Ian è vegetariano. Lui non mangia carne. Lui non mangia carne? No, lui non mangia carne. Come sarebbe a dire che lui non mangia carne? Oh, non fa niente, non fa niente. Ti faccio l'agnello. Vieni. Vieni. Venite a parlare. D'accordo.
E questo forse è il film che ha sdoganato di più il termine grasso nell'immaginario collettivo, perché era un pezzo del mio grosso grasso matrimonio greco, dove tra l'altro la gente non era era corpulenta, direi, non sì, era bella in carne, bella sì, abbondante, bella abbondante. Però la cosa che mi fa ridere è che un po' le etichette, no, vegetariano, grasso, il rapporto con il cibo, poi, che è molto centrale in questa puntata, sono etichette che poi non vengono percepite, non vengono riempite di contenuti. Cioè, uno è vegetariano, sì, però ti faccio comunque l'agnello, sono grasso e rimani grasso tutta la vita. Non so, ho la percezione che siano parole un po' vuote certe volte. Qui vedo soltanto la mamma, cioè la mamma che ti guarda, sei magro, ti do da mangiare, sei un po' deperito e mangia. Oppure, mamma, mi hanno detto i miei amici che sono un po' grasso. Non sei grasso, eccetera. C'è la difesa familiare. Quindi stai dicendo, scusa, no, prego Beppe. Stai dicendo che l'hanno inventato le mamme questo luogo comune. Sì, sì. Cioè, ragazzi, abbiamo sbagliato tutto. Per questa puntata dovevamo chiamare una mamma. Ah, tipo mia mamma, per esempio. Sì, anche, e chiedere anche. Il suo figlio, quando era piccolo, era corpulento o era com'era? Infatti, Ale, secondo me non hai tutti i torti, perché una ricerca, le nostre solite ricerche dell'università di Padova, esatto, del Wisconsin, dicono che le madri dei bambini sovrappeso o obese hanno una percezione distorta della forma fisica. Allora, ci voleva la ricerca, sì che ci voleva. E difatti le mamme, ma io aggiungo anche i padri probabilmente, hanno un ruolo nell'influenza delle scelte da intraprendere nelle azioni atte alla perdita di peso. Per cui se tu non percepisci il figlio come grasso, non farai nulla per farlo cambiare nella condizione in cui si trova. Stando sempre attenti a non offenderlo, ovviamente, certo, a trattare la cosa con cura. Ecco, bravo, quindi adesso come terzo ospite, dopo aver sentito Giuliano Ferrara e Carlo Gabardini, chiamiamo un professore. Un professore di antropologia, quindi un antropologo, e insegna all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa a Napoli. Si chiama Marino Niola ed è qua con noi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, professore, qual è la percezione del grasso oggi? Oggi il grasso è una colpa, è una specie di colpa da espiare, perché viviamo nella società della magrezza, dell'efficienza, della velocità, e sono le virtù di oggi, no? E queste virtù rendono il grasso un peccato, una cosa di cui vergognarsi, una violazione del peso forma, del peso format. Oggi questa ossessione per il grasso, che in certi casi diventa razzismo, obesofobia vera e propria, è proprio questo, è la religione della società dell'abbondanza. Quindi mi sta dicendo che questa forma di razzismo la applicano i magri verso i grassi? Molto spesso sì, è proprio così, basta vedere gli insulti in rete contro gli obesi, no? Più volte è successo questo, e questa obesofobia poi spesso diventa proprio dottrina pubblica. In fondo oggi i grassi sono per un verso i veri grandi essenziali finanziatori dell'industria planetaria del junk food. Sì. Che senza di loro probabilmente non farebbe i profitti che fa, ma dall'altro lato vengono additati alla pubblica condanna come gente senza volontà, onnivori compulsivi e come appunto bombe a tempo per il sistema sanitario. Quindi dalle mie parti si direbbe cornuti e mazziati. Da dove nasce questo stereotipo, questo luogo comune che i grassi sono più simpatici? Nasce dalla loro rotondità. Intanto i grassi di solito sono persone che si concedono di più e quindi hanno una sorta di indulgenza anche e di disponibilità verso i piaceri, almeno verso i piaceri alimentari, e quindi questo li rende meno rompiballe, se mi consentite il termine, quindi meno arcigni, non a caso, mentre quando noi parliamo di una persona poco simpatica usiamo termini come angoloso, spigoloso, segaligno. Esatto, perfetto. Professore, lei scusi se glielo chiedo, è pingue, è grasso? No, io non sono pingue, sono un mio amico medico mi dice sono 2 o 3 chili sovrappeso, perché peso circa 75 kg, alto 1,70, però questi 2 o 3 chili non ho nessuna intenzione di perderli, o meglio, non ho nessuna intenzione di fare lo sforzo che me li farebbe perdere. Perché le diete rendono... Perché il gioco non valga la candela. Ma secondo lei le diete rendono anche più... diciamo, non so, più nervose le persone, meno disposte alla simpatia, allo stare insieme, non so come dire.
Molto spesso sì. Io quando 3 anni fa ho scritto un libro che si chiama Homo Dieteticus ed è proprio una fenomenologia dell'uomo a dieta, e mi è capitato di incontrare un sacco di persone che fanno diete particolari, quelle diete rigide, quasi agonistiche, e nella maggior parte dei casi sono persone con cui non andare a cena, non consiglio di andare a cena. Dottore, una domanda così un po' estemporanea: il Ronaldo dell'Inter degli anni che furono o Cristiano Ronaldo di oggi? No, il Ronaldo dell'Inter, questo qui di oggi, non lo vorrei neanche pagato. Perché, professore, mi scusi? Perché è un Highlander, non è un umano. Cioè lei vede nella sua perfezione qualcosa di diabolico quasi? Sì, credo che lui spenda 5 milioni di euro all'anno solo per pagare il trainer che lo tiene in forma continuamente, che gli consiglia, gli dà consigli come un direttore spirituale. Quindi io, uno così, fra l'altro, non mi piace neanche come calciatore, figurarsi il resto. Preferisco Neymar che si rotola come un panzerotto. Perché lei dice perché si abbandona un po' ai vizi dell'umano? Perché si abbandona alle bugie, sì, no? Esattamente. Alle menzogne. Insomma, mi pare di capire lei, professore, che apprezza e ama un po' il vizio, un po', come dire, diciamo, la sporcatura, che, no? La trasgressione. Senza quello non c'è gusto, la vita diventa una specie di applicazione di regolette. Professore, quindi per concludere ci può dire che i grassi sono più simpatici? Sì, sicuramente. Per me i grassi sono molto più simpatici. Fantastico, professore, grazie mille. Lei è, diciamo, l'ago della bilancia che ci ha dato la risposta a questa puntata di Off Topic. Se i grassi sono più simpatici, ce la portiamo a casa con un bel e grosso sì. Grazie mille, professore. Grazie a voi. Forse volevi dire grasso che cola, ma Riccardo, sì, Poli. Non si è capito, era un grosso sì, un grasso sì. Un grosso grasso, ah, okay, sì, un grosso grasso matrimonio greco. Beh ragazzi, abbiamo il vincitore quindi. Certo, l'abbiamo fatta. I grassi sono più simpatici, è confermato. Uscite nelle strade, gridatelo a tutti. Quindi se voi siete d'accordo o non d'accordo con noi, potete farcelo sapere attraverso la mail offtopic@radio24.it. Potete anche mandarci i vostri luoghi comuni, quelli che utilizzate per sopravvivere durante il giorno, durante la notte. O quelli che detestate come anche me, perché ogni tanto leggo un luogo comune e mi arrabbio tantissimo. Ma non soltanto i luoghi comuni sono odiosi certe volte, ma certe volte ci possono anche salvare. E perché dico questo, ragazzuoli miei? Perché sì, noi di Off Topic ci siamo inventati un piccolo gioco sostanzialmente. Sì, una rubrica quasi, no? Sì, direi di sì, una rubrica, una sorta di kit, sì, di sopravvivenza. Quando vi trovate in un contesto in cui non sapete proprio che cosa dire, cioè appunto il famoso ascensore, piuttosto che fermi nel traffico con... Come me la cavo con tre parole, diciamo. Con tre luoghi comuni, con tre parole. Sì. E quindi direi che è il momento di lanciare il nostro social kit. Social kit. Un luogo comune ci salverà. E per questo social kit di Off Topic abbiamo con noi una conduttrice di peso, una conduttrice di Radio 24. È con noi Marta Cagnola. Ciao Marta. Ciao ragazzi, boh, porto la 42 di peso. No, non di peso so, no. Vediamo. Siccome abbiamo fatto una puntata tutta sui grassi, volevo rimanere in tema. Allora Marta, mi hanno destinato a fare questo primo social kit perché il tema è abbastanza, diciamo, leggero, però io non ne so assolutamente nulla. Ovvero, vi dico, cari ascoltatori, qual è il tema. Mi trovo una sera con amici per una maratona di serie televisive. Io, Marta, ti chiedo, visto che non guardo assolutamente le serie televisive, sono proprio fuori dal mondo da questo punto di vista, e ormai pare che se non sai qualcosa di una serie televisiva sei fuori appunto dal mondo, ti chiedo i tre luoghi comuni per fare bella figura con gli amici sulle serie televisive. Il primo luogo comune, intanto subito ti devi scandalizzare e dire: ma no, non possiamo guardarla col doppiaggio italiano, perché il doppiaggio italiano è totalmente sbagliato, bisogna guardarla in versione originale americana. Mettiamo i sottotitoli, però mi raccomando i sottotitoli inglesi, perché poi anche l'adattamento dei sottotitoli è fuorviante. Sottotitoli inglesi, versione americana. Ottimo. Secondo luogo comune, Marta? Allora, il secondo luogo comune è lo spoiler. Devi prendere una posizione molto precisa sullo spoiler. Non è una parte dell'auto, ma sono quelle anticipazioni che ti rovinano la sorpresa. Allora, tu prendi sempre la posizione, allora è già andato in onda in America, quindi non è più spoiler, posso rivelarlo. Qualsiasi cosa abbiano detto gli altri, ovviamente tu sai esattamente già di cosa stanno parlando. Certo. Terzo luogo comune. Allora, dopo un po' tu dici: sì, ma questa serie televisiva si poteva guardare solo alla seconda stagione. La serie formata da stagioni. Dopo la seconda stagione ha saltato lo squalo. Devi utilizzare assolutamente l'espressione
saltare lo squalo. Significa che una serie televisiva diventa inverosimile, quindi non si può più guardare. Questo è un termine tecnico degli amanti di serie TV, termine coniato dopo l'episodio di apertura della quinta stagione di Happy Days, Fonzie, un nuovo James Dean. Arthur Fonzarelli, detto Fonzie, pratica sci nautico e salta uno squalo. Cioè, in ogni serie televisiva c'è un momento in cui tutto diventa così assurdo e così inverosimile che non vale più la pena guardarla. Quindi quando qualcuno ti dice: ma tu stai guardando l'ottava stagione di... no, ha già saltato lo squalo. Fantastico, Marta. Quindi, ricapitolando, le serie televisive vanno viste in lingua originale con sottotitoli in inglese, perché sennò si tradisce anche lì il senso. Seconda cosa, occhio agli spoiler. Terza cosa, una serie, insomma, quando salta lo squalo, boh, bisogna un attimo valutare se continuare a vederla oppure no. Queste sono le tre topiche che dobbiamo sapere per poter approcciare una serata con gli amici e non fare brutta figura. Studiate bene, ragazzi, e soprattutto ricordate che le serie TV sono il nuovo cinema. Oh, Riccardino, adesso sei pronto, preparato, sì, per gestire qualsiasi serata nerd davanti a Netflix, Amazon Prime, eccetera, eccetera. Non so, eccetera, se sono pronto, ma... guarda le serie TV, Riccardo, guarda, lo farò, qualcosa. Lo farò, adesso almeno ho 2-3 appigli per poter aprire bocca e non sembrare proprio uno sciocco, ecco, mettiamo. Bene, ragazzi, allora, abbiamo finito per oggi, basta, abbiamo fatto la nostra mezz'oretta. Ricordiamo la mail? Sì, esatto, offtopic@radio24.it. Scriveteci, diteci un po' i luoghi comuni che detestate, odiate, non sopportate o amate tantissimo. E noi ci sentiamo la prossima settimana. Ma ricordatevi che una volta la verdura aveva tutto un altro sapore. Sì, certo. Ciao! Ciao! Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.